Oggi vi racconto uno dei miei balletti classici preferiti in assoluto. Avevo già parlato di questo balletto in occasione dei miei 10 balletti classici preferiti, quindi vi lascio qua sopra il video per recuperare quel video, così almeno vi fate anche un'idea delle mie preferenze. Questo è un balletto che ha accompagnato la mia infanzia, perché mia mamma aveva in videocassetta il balletto film con Carla Fracci, che è una delle mie ballerine preferite, e io mi sono letteralmente innamorata, e non nego che forse inconsciamente, involontariamente, mi abbia anche passato qualche messaggio che forse mi ha deviata completamente. Il balletto in questione è Giselle. È un balletto dell'epoca romantica composto da Adolf Adam e la prima sua esecuzione è stata fatta a Parigi nel 1841, meno di 200 anni fa, ma quasi 200 anni fa. È uno dei balletti secondo me più famosi tra tutti, soprattutto ricordiamo una meravigliosa variazione di Giselle in particolare, dove esegue diversi saltellini sullo stesso piede, e tutti noi del mondo della danza abbiamo sempre pensato cosa stesse provando il suo alluce in quel momento. In un primo momento il balletto si chiamava Le Villi, che sono un personaggio appunto cardine di questa storia, diciamo anche l'elemento finale di questa storia, che però dà a tutta la storia, quante volte ho ripetuto storia, tutto un altro sapore rispetto a quello che ci aspettavamo all'inizio. Poi alla fine diventò Giselle, trasformando l'intera opera in una via di mezzo tra la gioia iniziale e la tragedia finale. Quindi abbiamo un taglio netto dopo il primo atto nel quale passiamo appunto dalla gioia di un'esperienza bucolica campagnola di festa, insomma, a una tragedia d'amore nel quale la morte è protagonista. Ma passiamo alla trama, perché sicuramente non tutti conoscete la storia di Giselle. Noi ci troviamo in un piccolo villaggio della Renania medievale, nel quale abita appunto Giselle, la ragazza più bella del paese, che però è anche la ragazza più malaticcia del paese, perché appunto soffre di una malattia di cuore fin da piccola, motivo per il quale la madre è sempre super super apprensiva nei suoi confronti, al punto da chiuderla in casa. Quindi la mette in quarantena praticamente Giselle, non le fa vivere le sue giornate come cappero c'ha voglia. Qual è la sorpresa magica che sta per scoprire Giselle? Albert, che è un principe fuggito da un matrimonio combinato con lui, pare, fugge in questo paese perché vuole vedere i suoi paesani come se la cavano, insomma, quindi nasconde tutta la sua spada, la sua roba, la sua armatura, il suo anello che gli fa capire che è un principe, si veste da contadino e la prima cosa che fa, ovviamente, perché è giusto creare zizzania in una situazione di perfetto equilibrio, è andare a bussare alla porta di Giselle, perché la intravede e dice: wow, che stragnocca che è questa, andiamo a conoscerla. Giselle, che non ha mai visto il mondo, appena vede Albert dice: oh mio Dio, l'amore della mia vita, e quindi cominciano a ballare insieme e lei si perde veramente in un amore immenso per questo ragazzo, anche perché Giselle è giovane. Voi immaginatevi un principe diciottenne che va a provarci con una ragazza di 15 anni che non ha mai visto il mondo, quindi ecco, avete capito. Oltretutto Albert è anche un bel principino, quindi perché no? Arriva nella festa della vendemmia questo principe, venendo anche a conoscenza del miglior amico frenzonato di Giselle, ovvero Ilarion, che appunto è perso d'amore per lei, ma lei l'ha sempre frenzonato, o forse lui ha sempre avuto rispetto per la sua condizione fisica e mentale e quindi non ci ha mai provato spudoratamente con lei. Però Giselle lo sa che lui è un amico, che ci prova, però è sempre un amico, quindi insomma l'ha sempre frenzonato. E Ilarion comunque ci tiene molto a Giselle, motivo per il quale durante la festa della vendemmia scopre il segreto di Albert e va a rovinare la festa a tutti. Anche perché nel momento in cui inizia la festa della vendemmia viene giù dal palazzo tutta la famiglia reale, compresa la futura moglie di Albert. Quindi cosa succede? Praticamente Albert aveva già giurato poco tempo prima amore eterno a Giselle, e la stessa cosa aveva fatto Giselle inconscia, incosciente soprattutto, più che inconscia, e viene smascherato sia da Ilarion, che appunto pazzo d'amore per Giselle, per difendere il suo onore lo smaschera davanti a tutto il paese, e sia dalla famiglia reale, che giustamente lo riconosce. La futura moglie, tra l'altro,
conosce Giselle di persona, si mettono lì e dicono: "Ma che carina questa piccolina!" E la moglie gli dice: "Ah, sai che io sono promessa sposa a un principe molto bello." E anche Giselle, stupida, gli dice: "Ah, sì, anche io sono promessa sposa a un principe molto bello." Giustamente la cosa crea un po' di confusione, però alla fine la verità salta fuori, quindi salta fuori che la povera Giselle è stata brutalmente ingannata. Impazzisce come una iena, si accanisce contro tutte e tutti, ma soprattutto le viene un attacco di cuore e muore. Così si chiude il primo atto in tragedia. Eravamo tutti felici fino a 5 minuti prima e Albert, bravo ipocrita, piange anche sul suo cadavere. Giselle diventa una Villi e arriviamo al fulcro della situazione. Chi sono le Dilli? Sono degli spiriti di donne tradite per amore o comunque morte per amore, lasciate, abbandonate all'altare, e la regina di queste Dilli è Mirta, ovvero la più spietata di tutte. Queste Dilli hanno il compito di vendicarsi sugli uomini che le hanno fatte soffrire. Le Dilli si aggirano nei cimiteri dove i loro corpi sono stati sepolti e non appena un pretendente o colui che le ha fatte soffrire, mossi da compassione, vanno alla tomba per lasciare dei fiori, loro si palesano e dicono: "Ah sì, balla con noi, balla con noi." E cominciano a ballare con lui fino all'alba, fino a che tremato questo poveretto muore. Esattamente come deve succedere nel mondo. No, sto scherzando. Cosa succede? Anche Giselle diventa una Villi, come dicevo, e quindi anche lei deve adattarsi a questa routine. Alla sua tomba vengono a trovarla due persone. Il primo è lo sfigato Ilarion. Ilarion, lo sfigato, è il primo che si sente molto in colpa per aver smascherato il principe, per aver in un certo senso causato la morte di Giselle. Mirta è implacabile e sfrutta questa sua energia notturna per far ballare Ilarion fino a che non muore stremato. Anche Albert, durante la stessa notte, va a trovare Giselle alla sua tomba, anche lui mosso da un grande senso di colpa, deve liberarsi di questo peso per il quale lui, per puro divertimento, perché ragazzi, guardiamoci bene in faccia, l'ha fatto solo per divertirsi con una poverina, va a trovarla alla sua tomba e anche lui viene intercettato ovviamente dalle Villi. Mirta è già lì che lo sta per far ballare, ma Giselle si infrappone tra loro. Giselle, sei stata ammazzata praticamente, ammazzata d'amore da questo idiota e ti frapponi tra loro. È vero che non si risolve niente con la vendetta, forse questo è il grande insegnamento che ci dà Giselle in fondo. Vabbè, insomma, si frappone tra loro e dice: "Mirta, tranquilla, ci penso io, non ti preoccupare", e se lo porta via, insomma, se lo prende a braccetto e se lo porta lontano dal pericolo. Questi due qua ballano e lui sembra effettivamente perso di lei, tanto quanto lei di lui. Alla fine, lei, mossa anche lei da compassione, lo lascia andare, lasciandoci a noi spettatori il grande insegnamento per il quale l'amore vince su tutto. Un applauso all'illusione che ci ha regalato Giselle. Non sono pienamente d'accordo con il finale di Giselle, però accetto il fatto che l'amore, quello vero, quello non occasionale, non l'insta love che ha avuto Giselle, sia più forte di qualunque cosa, ma soprattutto sono molto più d'accordo sull'idea che la vendetta non serve assolutamente a niente, soprattutto se si tratta di vita o di morte. I miei pezzi preferiti sono tanti, sono tutti molto molto pesanti, i pezzi di Giselle. In generale, da ballare sono veramente tutti molto pesanti. Ovviamente mi piace molto l'interpretazione del momento della follia di Giselle, quindi poco prima che lei muoia. C'è questa scena interpretata tra l'altro da Carla Fracci in maniera perfetta, dove lei impazzisce, e poco prima invece c'è la famosa variazione di cui vi parlavo all'inizio, quindi quella con tutti i saltellini in punta che avevo iniziato a studiare io prima del lockdown. Molto bella, molto pesante, però è difficilissima da interpretare. Il pezzo di apertura delle Villi, che è bellissimo. Le Villi rappresentano un po' anche l'atto bianco di questo balletto che era molto in voga all'epoca del romanticismo. È l'unico atto bianco che mi piace. Tutti gli atti bianchi degli altri balletti di quell'epoca mi hanno sempre fatto vomitare. È l'unico pezzo, per quanto apparentemente noioso, che mi ha sempre affascinato molto, ma parliamo sempre della versione pseudo-cinematografica che io ho sempre adorato e con il quale sono cresciuta. Mi piace molto il pezzo di apertura, quindi passo 2 della Margherita.
margherita, credo si chiami, perché all'inizio c'è questa scena dove Giselle sfoglia la margherita insieme ad Albert e lui fa il trucchetto per farle capire che in realtà non serve a niente. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque quel pezzo lì mi piace molto e soprattutto la musica mi piace tantissimo. E la parte della festa della vendemmia mi piace ancora di più perché esprime proprio gioia e allegria da tutti i pori. E a voi perché piace Giselle? Conoscevate questo balletto? La pensate come me? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Regalatemi un pollicino in su se vi è piaciuto questo video. Se vi piace questo canale e tutto quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Se pensate che Giselle possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo il 14 di gennaio con il primo appuntamento di Gio Consiglia per l'anno 2021. Il prossimo Danza con Gio sarà il 18 di gennaio. A questo punto un bacione e ci vediamo alla prossima.